Vabbè, allora io parto. Ma dov'è che vai vestito così da guerra? Guarda, non te lo posso dire perché è un allenamento del duro. Sono delle zone dove ci sono vari percorsi da potersi allenare un po' in fuoristrada. Ma sei uno serio qua? Questo è tutto fumo, niente rosso. Vabbè. Se vieni con me o... Ma sei scemo? Io col Transalp vado in zone più tranquille. Vado a Campo Tartano. Bello. Dove c'è una bella attrazione turistica. Adesso ne parlo. Io vado invece a tribulare. Arriverò morto, stanco, sudato e distrutto. E ne parleremo anche della mia. Va bene, dai. Okay. Buon giro, ciao ragazzi. Daniela. Ecco, Matteo è andato a fare le sue scorribande in fuoristrada, io vado a fare le mie scorribande più tranquille in Val Tartano. Andiamo. Ecco, dopo aver fatto il tagliando, giustamente la moto deve essere provata. Quale occasione per divertirmi un po'. Ci vuole anche questo. Quindi, ricapitolando, siamo in Valtellina, devo raggiungere una valle secondaria della Valtellina che si chiama Val Tartano. Sono sulla strada provinciale 16, avrei potuto prendere la statale 38 per stare in fila come gli asini dietro alle macchine, invece questa è una stradina, una provincialina molto bella, più bucolica, più carina. Ed è da qui che ad un certo punto girerò a destra, devierò a destra, proprio all'imbocco della Val Tartano. Si raggiungerà Campo Tartano, dove c'è un'attrazione turistica veramente, veramente bella. Di cosa si tratta? Vedrete alla fine del video. Intanto mi godo questa bella moto. Ho già fatto un test ride di questo Transalp. Adesso, dopo aver terminato il tagliando dei 1000, bisognava metterla in strada. Volevate che io non mi proponessi come volontario? E ovviamente sono in modalità sport. Strada un po' decorata dalla cacca dei cavalli. Ve lo dicevo che era una strada bucolica, devo fare un po' di attenzione. Qui siamo a Caiolo. Ecco, qui a destra si torna indietro verso Sondrio, ma noi dobbiamo proseguire. Ecco qui, direzione Fusine. Oh, guardate quanto è bella qui. La valle si apre un po'. Drasco. Ma non sono cavalli, sono mucche. Ma chissà perché io ero convinto si trattasse di cavalli. Sono mucche. Ci sarà una transumanza. Allegria. Oh, che belle. Signori, la Valtellina è anche questa. Sa comica che le mucche scappano sul prato lì sotto, guardate. E invece no, devono rimanere in strada. Riuscirà il nostro eroe a superare indenne la transumanza? Vediamo se riesco a fare questa cosa illegalissima, davvero criminale, e però se no... Mi sa che forse mi riesce. Ce l'ho fatta! E se no stavo lì 7 ore. E beh, col Transalp queste cose si possono fare molto facilmente. Moto leggera, agilissima. Poi io ho sempre paura perché, non essendo mia,
o mi sento un carico di responsabilità. E proseguiamo verso la nostra meta. Guardate che bella questa visuale lì in fondo. Qui siamo a Colorina. Oh, che bella quella casetta lì. Questa provinciale, la 16, praticamente costeggia la statale 38, che è lì alla mia destra, lato monte. Per orientarci, sto procedendo da Sondrio verso Morbegno, quindi sono a sinistra della 38, lato monte. Eccolo lì, l'Adda, il fiume Adda alla mia destra. Quindi provinciale 16, fiume Adda, e a destra del fiume la statale 38, così l'orientamento geografico è ancora più completo. Ecco, devo resettare il cervello sul fatto che qui sul Transalp non c'è il quick shifter, quindi devo andare regolarmente di frizione sia in salita che in scalata. Ma attenzione, qui si sale a sinistra verso Campo Tartano, altre vacche. Ed eccoci qua, strada provinciale 11, direzione Campo Tartano. E adesso il Transalp mi farà vedere di cosa è capace. Io avevo dimenticato quanto fosse agile e leggera questa moto. Per cui all'inizio, scendendo dal GS e mettendo il nobile deretano qui su questa motina, l'impressione era quella di star su una bicicletta, stessa impressione che avevo avuto l'altra volta quando ero andato in Valmalenco. Beh, d'altro canto, se non è agile questa moto, da qui a destra dove si va? Bah, lo scoprirò prima o poi. No, un colpo di Insta 360. Ovviamente modalità sport. Bella, bella questa strada, mi è sempre piaciuta. Frizione. Francesco, devi ricordarti la frizione. Provo alle volte a scalare, ma ovviamente non mi fa la cambiata se non schiaccio la frizione. Questa è una moto nuda e cruda, godevolissima anche per questo motivo. Non lo dico come fosse un difetto. Da qui cominciano i bei panorami, poi magari mi fermerò a fare qualche foto. Come urla! Frena bene, mi si sono accese anche le quattro frecce perché ha registrato una frenata molto brusca. Ne approfitto per commentare una domanda che mi ha fatto qualche giorno fa un utente, parlando dell'Africona. Un utente mi aveva chiesto se il minor numero di cavalli rispetto al GS, l'Africona ha meno cavalli del GS, può influenzare lo stile di guida, soprattutto nei passi alpini, in montagna. E io ovviamente ho risposto che tutte le nostre moto, anche queste più piccoline, hanno una quantità di cavalli che veramente vengono sfruttati al minimo. Cioè, io adesso per esempio sto salendo, questa è una salita impegnativa, ma sto salendo con una facilità
impressionante. E non è né la Fricona né il GS, voglio dire. Tutte le nostre moto hanno una quantità di cavalli, una cavalleria che rimane lì poco sfruttata. Poi, per carità, sono da solo, senza bagagli. Questa moto qui, rispetto alla Fricona, a pieno carico, magari col passeggero, farà un po' più di fatica a far dei sorpassi, diciamo, in tranquillità. Il concetto rimane sempre lo stesso. Noi andiamo in giro con moto, anche quelle più piccoline, che hanno una cavalleria molto più che buona per le reali esigenze, a meno che non si voglia andare in pista. Cioè, io qui sto andando come una lippa, con una facilità, con una fluidità. Oh, che bello qui il panorama. Devo fermarmi. Complice anche la strada, che è molto bella. Intendo proprio come asfalto. Oh, vediamo se qui si apre il panorama. Ci sono questi alberi. Per fortuna la temperatura non è proprio esageratamente bassa. C'è freddo, ma sopportabilissimo. Non riesco a dirvi quanti gradi, perché il TFT manca di questo dato. Guardate che bella questa serpentina qui. Oh, ma qui mi fermo, qui è tutto aperto. Oh, che bello. Mi metto qui. Guardate quanto è bello. Come vi accennavo, in fondo alla valle c'è un'attrazione turistica veramente mozzafiato. Ovviamente nulla di nuovo per i valtellinesi, ma per coloro che non la conoscono, sorpresa finale. Peraltro su si dronerà. Chi non avesse visto il video del tagliando che è stato fatto a questa moto, lo può trovare nel mio canale, il tagliando dei 1000 chilometri. E poi un'altra cosa che apprezzo veramente tanto è la protezione del cupolino. Esteticamente non mi fa tanto impazzire, perché buttato lì retto, però obiettivamente protegge molto molto bene. Eccola lì, l'attrazione si comincia a intravedere. Un bellissimo ponte tibetano che collega la frazione Campo della Val Tartano al Magengo Frasnino. Alto 140 metri, lungo 234 metri, largo 1 metro. Signori, vi assicuro che è bellissimo. E adesso ovviamente ci andremo. Eccolo lì il ponte che congiunge la frazione Campo della Val Tartano al Magengo Frasnino. Adesso vi ci porto e lo percorriamo insieme. Spettacolo. In mano ho un'asta lunghissima della 360, della Insta 360, e mi sento un po' uno scemo ad andare in giro con sta canna da pesca. Però obiettivamente ne vale la pena, anche perché poi il video finale sarà bellissimo. La parte iniziale non è coperta, quindi si vede un po' giù, ma qui siamo ad altezze basse. Qui cominciano le assi di legno e il ponte è abbastanza stretto, solo 1 metro. 234 metri di lunghezza ad un'altezza massima di 140 metri.
valle giù sottostante. Peraltro c'è anche un po' di vento, per cui traballa un po'. Porco cane, però il panorama si sì. Porco il vento, porca come traballa. È 8 euro, non è proprio economicissimo, però obiettivamente il panorama merita. Ho i cappelli in aria. In parte per il casco, in parte per il vento. Non sono molto tranquillo qui su. Traballa tutto. Sole e Caprino, una goduria, uno spettacolo.